Buon pomeriggio e bentrovati da Simone Fiorelli e Live Sport Academy. Cominciamo con il secondo turno del trofeo Parent One. Si affrontano Pomezia Academy e giochiamola sempre bianca, squadra in campo. Noi siamo pronti per incominciare, buon divertimento. Arriva qui il fischio da parte del direttore di gara che dà il via alle ostilità. Battela, giochiamola sempre. Calcio di punizione. Battela, giochiamola sempre. Conclusione centrale per spingere la difesa. Batte il portiere con le mani, la mette giù, la giochiamola sempre. Attenzione perché siamo per vie centrali con Conti qui, bravo a eludere la doppia pressione. Ancora Conti a sinistra per Minutolo, serie di scambi. Minutolo si presenta al limite dell'area, passa il pallone per Frattini che non trova la conclusione, trova invece deviazione, calcio d'angolo di Stefano ad averla già chiamata sul lato più lontano. Si stacca adesso anche Palmieri, vediamo se lo scarico sarà lungo oppure corto con la battuta che arriva adesso da parte di Mister. Conclusione, attenzione perché la porta è sguarnita, è di Stefano, da due passi trova la rete del vantaggio, 0-1, giochiamola sempre. Ha segnato di Stefano. Si riprende con la rimessa per la giochiamola sempre. Damati si lotta ancora in mezzo al campo. Serie di batti e ribatti. Adesso attenzione all'opportunità offensiva, proprio per la giochiamola sempre da destra. Poi attenzione allo scarico centrale per Nistor, assist di Minutolo, rete di Nistor, 0-2, giochiamola sempre. Nistor 12 sul cronometro. Palmieri muove verticale, attenzione perché siamo in area, conclusione di Minutolo che non c'entra la porta, occasionissima questa per il 3-0 della giochiamola sempre. Batte il portiere, sale Damati, ancora bravo Palmieri a mettersi davanti, poi finisce giù il 10 senza che ci sia fallo. Palmieri si incaponisce, riesce poi a passare, si presenta sulla tre quarti Palmieri, tiro con il destro che non prende il giro giusto. Damati muove su, pallone termina in out, bravo Conti, lascia scorrere, messa laterale già eseguita. Minutolo si mette col corpo davanti all'avversario, passa Minutolo con tunnel annesso sul russo, poi Palmieri dalla tre quarti. Palmieri, gran gol del numero 10 con annessa dedica sotto la nostra postazione, 3-0, giochiamola sempre. Gran gol questo di Simone Palmieri. Palmieri per il più 3 della giochiamola sempre bianca. Conclusione indirizzata bene sotto la traversa, non la poteva Rocchi. Arriva l'ok dell'arbitro, parte qui la conclusione diretta in porta di Conti, termina sul fondo e poi arrivano i due fischi del direttore di gara che manda le squadre a riposo. Parziale di 0-4 in favore della giochiamola sempre bianca. Di nuovo in campo le squadre, ricomincia il secondo tempo a battere il Pomezia Academy. Risultato di 0-4 dopo i primi 15. Pomezia che però cerca subito di partire forte qui con la conclusione e spinta dal portiere. Attenzione qui ancora Palmieri, sicuramente uno dei più positivi la prima parte di gara. Palmieri qui serve ancora un gran pallone al centro e arriva il 5-0. Segnato Pannunzio, sì, pardon, segnato di Stefano. Adesso Mister il compagno, vediamo chi parte con Mister che si stacca. Schia l'arbitro, battuta la punizione, passa il pallone e Minutolo direttamente da centrocampo trova il 6-0. Giro dalla bandierina quando sono 4 ore sul cronometro. Tanto granata a disegnare con il destro. Rischia l'arbitro. E granata a basso verso il centro. Resta lì il pallone. Attenzione perché c'è il gol di Diego Russo che accorcia il risultato. 6-1.
Fate minutolo. Schia l'arbitro. Ricomincio dal portiere, poi ancora minutolo. Verticalizza in avanti, chiude tutto Granata, che poi libera il destro a fil di palo. Bravo qui Granata a ritagliarsi lo spazio per la conclusione. Tiro che non ha viaggiato di molto largo rispetto al palo. Adesso Palmieri. Ormai sta provando, come si accade, a chiudere tutte le linee di passaggio. Qui parte bene però Venanzi. Fino in fondo trova Nistor in qualche modo. Spera che resta lì. Venanzi si ritaglia lo spazio per il destro. Blocca a terra Rocchi. Occhio a Nistor perché l'ha recuperata Nistor. 7-1. Standing ora si può riprendere. Inizione Pomezia Academy. Palmieri prova ad intervenire. Ancora Frattini alle sue spalle a lavorare bene. Palmieri. Solito primo dribbling è riuscito. Altro dribbling. Poi pallone illuminante ad aprire lato. Attenzione perché siamo sulla tre quarti conclusione di Minutolo. E rete che vale l'8-1. Sapere a Minutolo. Ancora da Barabino, arbitro che ha già il fischietto in bocca, vediamo da quanto decreterà chiuso l'incontro. Ancora Minutolo a prendere la laterale destra, per copiare poi a cambiare lato, interessante, attenzione perché qui lotta Malafronte, non ha poi una meglio al G8. E poi arrivano i tre fischi del direttore di gara che dice che basta così, Pomezia Academy, giochiamola sempre bianca, termina sul risultato di 8-1 per gli ospiti.